Buongiorno a tutti, diamo inizio alla lezione di oggi. La lezione di oggi sarà tenuta dal professor Nicola Pio Belfiore dell'Università La Sapienza di Roma. Il titolo della lezione nella forma di seminario è Kinematic Synthesis of Mechanisms, There is Plenty of Room at the Bottom. L'argomento è di grande interesse perché riguarda una tematica molto importante, riguarda le nanotecnologie. Riguardo il professor Belfiore voglio dare qualche breve informazione del suo curriculum. È un ingegnere meccanico, si è laureato nell'87 presso l'Università di Roma La Sapienza. Presso la stessa università ha conseguito anche il titolo di dottore di ricerca, che è stato sviluppato e concluso presso l'Università del Maryland negli Stati Uniti, e anche sotto la supervisione del professor Tsai, professore famoso nel campo della robotica e delle nostre tematiche di ricerca. È professore dal 2000 all'Università della Sapienza, presso la quale tiene i corsi di meccanica applicata alle macchine per i meccanici e di macro nano devices, appunto sulle tecnologie. Ha vinto una serie di premi, ha un'attività di ricerca molto intensa e poi è un grande piacere averlo qui a Cassino, in quanto ha tenuto alcuni anni fa il corso di meccanica razionale. Questo, diciamo, per noi è motivo di grande piacere. Lascio la parola al professor Belfiore, appunto, che ci parlerà di questa tematica. Ok, bene, grazie Giorgio. Allora, buongiorno a tutti. Io inizierei subito a darvi un piccolo benvenuto al mondo delle nanotecnologie, precisando una cosa importante. Però spesso questa parola viene inflazionata, cioè vale a dire nano, micro, miniaturizzazione, sono concetti che vengono in qualche modo talvolta anche confusi. In realtà, da quello che ho maturato, posso senz'altro dire che mentre la parola nano si applica soprattutto ai materiali, quindi materiali nanostrutturati, se vogliamo parlare invece di meccanismi veri e propri, quindi con parti mobili che noi riusciamo a controllare, ecco, in questo caso si parla più di micro, in quanto un device nano al momento attuale è vero e proprio non c'è. Cioè, ci sono dei sistemi che vibranti con nanotubi di carbonio che sono stati studiati a livello universitario, però al momento attuale le applicazioni più importanti sono di micro. Micro ovviamente si parla di dispositivi che giocano, per così dire, con le dimensioni del micron. Diciamo che è molti analisti dei settori economici dicono che questo settore sarà importantissimo in questo secolo. Hanno fatto molti studi, per cui ha suscitato l'interesse di centinaia e centinaia di colleghi nel mondo, e quindi sono fioriti un po' dappertutto i corsi di laurea in nanotecnologia, anche se qui devo ribadire la precisazione che ho fatto prima, cioè vale a dire attenzione, perché spesso nano è una parola che è più propria dei materiali che non di un sistema. Per quanto riguarda la progettazione, che sarà proprio l'argomento principe di questa chiacchierata / seminario, non lezione, perché è una chiacchierata che vuole soprattutto valorizzare le altre lezioni che invece avete fatto, e come vedrete varranno tutte quante, saranno tutte quante utili nella progettazione dei micromeccanismi che vedremo. Ecco, la parte di progettazione è
diciamo, ancora sostanzialmente governata dalle leggi della fisica classica, grosso modo, cioè valgono ancora abbastanza bene le leggi della meccanica, quindi potete usare, per capirci, elementi finiti, e, diciamo, le equazioni del multibody dynamics e così via, addirittura anche qualcosa di meccanica del continuo, insomma, continua a essere ampiamente utilizzabile. Chiaramente andando verso il nano si entra in un settore dove prevale la fisica quantistica, cioè quando comincio ad avvicinarmi alle dimensioni del decimo di nano, quindi dell'angstrom, sostanzialmente non è più possibile far finta di nulla. A quel punto vale la meccanica quantistica, e tra l'altro subentrano delle considerazioni veramente molto importanti. Per esempio, cosa significa corpo rigido? Ecco, sono tutti termini che perdono un po' di significato. Cosa significa, per esempio, un corpo rigido in equilibrio? Quando, ad esempio, basta stare a una temperatura ambiente che si rende impossibile ignorare l'effetto del bagno termico, cioè, come sapete, l'agitazione termica. Non solo, anche quando anche si andasse a temperature prossime allo zero, voi dite, beh, allora a quel punto posso ancora far finta di tenere tutto fermo. No, sbagliato, perché ci sono delle oscillazioni dovute sempre alla meccanica quantistica, al principio di indeterminazione, quindi è proprio impossibile usare quei termini. E allora, vedete che tra i due metodi è nata una zona di mezzo, una terra di mezzo, per usare il termine, che sostanzialmente cerca di conciliare le due cose, anche se devo dire questa zona viene studiata soprattutto per i nano device, vengono chiamati NEMS, mentre invece i MEMS micro diciamo che stanno ancora ampiamente, insomma, nella zona classica, tutto sommato, insomma, non almeno fino adesso non c'è stato bisogno di andare nel meso oppure nella fisica quantistica. Certo però che gli stimoli sono veramente notevoli, ci sono in realtà queste strutture, diciamo che sono sempre esistite, noi non lo sapevamo, però adesso c'è la possibilità addirittura di dominarle, di costruirle, di usarle ai nostri scopi. Per esempio il grafene, di cui si fa un gran parlare in questi anni, i nanotubi di carbonio, tutti i wafer di silicio che vengono usati, e queste splendide strutture che sono i fullerene con varie possibilità di chiusura dei legami, che chiaramente, insomma, a saperle usare potrebbero, diciamo, fornire dei veicoli eccellenti per diverse applicazioni. Adesso parliamo, ecco, chiaramente lasciamo da parte i materiali che diciamo, fanno parte soprattutto del nucleo centrale dei nanomateriali, e ci occupiamo soprattutto del silicio, perché questo è il materiale che oggi si usa per costruire i MEMS. Adesso vi faccio vedere, insomma, il tipico processo utilizzato per costruire un device di questo tipo. Diciamo che il paradigma classico del design dei meccanismi viene completamente stravolto, perché per esempio adesso per costruire un quadrilatero alla macroscala sappiamo benissimo come fare, oppure un manovellismo, avete tutti l'automobile, ho bisogno della bella biella, no? L'albero, il cuscinetto, poi monto il cilindro e così via. Ecco, scordatevi tutto questo, nel senso che, oddio, si potrebbe anche tentare di fare, solo che quando poi si arriva a dimensioni dell'ordine del micron, le cose non vanno bene, l'asportazione di idrucolo veramente non
funziona bene, almeno fino adesso, insomma non escludo che si possa fare senz'altro di meglio, però al momento attuale sembra che il silicio è il materiale principe per costruire questi dispositivi. Perché proprio il silicio? Perché qui noi ereditiamo, noi meccanici, ereditiamo l'enorme tradizione della microelettronica. Cioè ci ritroviamo decenni e decenni di sviluppo di metodi per costruire circuiti integrati. Circuiti integrati che, come sapete bene, hanno raggiunto livelli di precisione, di accuratezza eccezionali, miniaturizzazione veramente molto spinta, e il passaggio a stampare su un wafer di silicio una maschera per un circuito integrato, al stampare su un wafer di silicio un meccanismo, è stato breve. Cioè è stata proprio questa l'idea, di usare le tecnologie impiegate per la produzione di circuiti integrati per costruire micromeccanismi. Quindi questo è, diciamo, il quadro, diciamo, iniziale, e diciamo, ci sono decine e decine di metodi diversi per costruire un sistema. Diciamo, adesso ci soffermeremo un po' di più su queste slide, perché danno proprio un'idea di come funziona la cosa. Dunque, più o meno avete tutti un'idea di cos'è un wafer di silicio, no? Diciamo, è una fetta di silicio che può essere ottenuta in policristallino, monocristallino, di varie dimensioni, in pollici normalmente. Quindi vi trovate un disco di silicio molto molto puro, vengono costruiti in camere pulite costosissime, che diciamo cercano di controllare il granellino di polvere dell'ordine del nano, anche si arriva a filtri eccezionalmente spinti, per cui diciamo è possibile diciamo per voi immaginare che si parta da questa fetta di silicio. Allora, come facciamo a far nascere da questo un meccanismo, un qualcosa che si debba muovere? Allora, dunque riprendiamo un attimo i metodi usati per costruire i circuiti integrati. Allora, io prendo per esempio silicio cristallino e ci deposito ossido di silicio, va bene? Quindi questo lo posso sempre fare. Dopodiché mi costruisco una maschera, e qui arriva il progettista, cioè questa maschera io la posso disegnare come mi pare, con una condizione però: questa maschera deve essere planare, cioè vale a dire, posso fare un disegno ma sul piano, ovviamente non posso riprodurre, stampare su una superficie piana un qualcosa di tridimensionale, no? Deve essere un disegno, e questo disegno lo posso fare in vari modi, per esempio anche usando AutoCAD o qualsiasi, diciamo, programma. Questa traccia, questo disegno viene quindi riprodotto su una lastra, ce ne sono di vari tipi, vetro, cristallo, insomma può essere fatta in vari modi. Quindi questa maschera, se immaginate di vederla in sezione, conterrà dei vuoti, delle zone chiare e delle zone scure, cioè laddove abbiamo passato l'inchiostro della nostra penna immaginaria, va bene? Quindi le zone scure sono quelle dove io ho disegnato, quelle chiare sono quelle dove io ho lasciato chiaro, in bianco. Questa maschera viene sovrapposta all'ossido di silicio dopo aver spalmato con varie tecniche il fotoresist. Il fotoresist è un liquido che si acquista, insomma, fa parte di, ce ne sono anche qui di vari tipi, per esempio c'è il fotoresist positivo, il fotoresist negativo, a seconda che, diciamo, poi venga mangiata la parte esposta alla parte protetta.
tutta, potete scegliere vari tipi di... Chiaramente se uno si sbaglia, naturalmente ottiene esattamente l'effetto opposto a quello che avrebbe voluto, quindi qui è molto importante. Ecco, per esempio qui vedete c'è una zona larga e una zona più stretta, va bene? Allora io metto la maschera sul fotoresist, dopodiché espongo a raggi ultravioletti, qui ho dimenticato di scriverlo, poi in alcune slide successive. Allora, questi hanno l'effetto di impressionare il fotoresist esattamente come le macchine fotografiche a film di un tempo. Quindi posso sviluppare il fotoresist, dopo lo sviluppo chiaramente rimuovo la maschera, sviluppo vuol dire trattamento chimico, quello che ottengo è che la zona che è stata esposta diventa resistente a un attacco anisotropico, che può essere per esempio con acidi, e per cui quando io metto quella superficie a contatto con la sostanza, viene selettivamente mangiata solo quella che io ho deciso. Quindi ad esempio se io ho deciso di proteggere questa zona e ho reso resistente il fotoresist via raggi ultravioletti, chiaramente questa mi resiste e questa no, quindi l'acido attacca, arriva fino in fondo normalmente, qui c'è lo silicio cristallino, a seconda del tempo di etching posso anche decidere se fermarmi prima, qui ci sono dei tempi ovviamente che si possono calcolare, perché il silicio, come forse sapete, ha dei piani principali di attacco molto ben delimitati geometricamente. Ad esempio in questo caso, vedete, questo è più piccolino, mi fermo qui, nella zona più larga ha mangiato di più e mi fermo allo strato di silicio. Allora, qual è il passaggio successivo? Allora, viene rimosso il fotoresist, dopodiché posso, per esempio, questo è uno dei metodi, non è che si può fare solo così, si può fare in tanti modi diversi, quindi deposito polisilicio e poi posso addirittura anche ripetere il procedimento, quindi deposito ancora uno strato di fotoresist, posso sovrapporre una seconda maschera, quindi posso progettare gli strati un po' come si fa con le stampanti 3D, chiaramente sono cose molto diverse, però in linea di principio sono queste. Insomma, metto la maschera, espongo di nuovo, chiaramente la parte esposta avrà delle caratteristiche diverse dalla parte protetta, rimuovo la maschera, sviluppo e mi ritrovo una situazione grosso modo di questo tipo, dove viene rimossa chiaramente la parte che ho deciso di rimuovere esponendo o non esponendo ai raggi ultravioletti il fotoresist. Il fotoresist chiaramente può essere rimosso e ottengo un sistema di questo tipo. Il passaggio finale qual è? Uso un acido, spesso l'acido fluoridrico, che mi va a mangiare l'ossido. E quindi dopo che si è verificata una cosa del genere, mi ritrovo una struttura di questo tipo. Ecco, e qui comincia a essere la cosa interessante. Perché? Perché io questa struttura, vedete, è sospesa. C'è un'ancora in un certo punto che posso usare come frame link, come telaio, e tutta questa parte qui può essere usata per movimentare il sistema. Ecco, ora si arriva a un punto importante. Qui sembrerebbe una struttura perfettamente statica, no? Perché si dovrebbe movimentare. Però se ci pensate bene, andiamo a vedere che cosa succede. Questo strato qui è veramente molto piccolo, può essere per esempio 2 micron, per cui c'è una certa flessibilità del sistema. Questo è un classico cantilever, si chiama, cioè una leva è vincolata, qui abbiamo una punta che può essere usata per esempio un microscopio a forza atomica, un qualsiasi altro dispositivo, e quindi in sostanza riesco ad avere un movimento, una flessibilità in un piano ortogonale, e questa è la prima possibilità. Qui si vede meglio.
quello che si ottiene, cioè il substrato che mi fa da ancora. Chiaramente questo è lo sviluppo in tutto il piano, voi prima avete visto solo una sezione passante per questo, per l'asse del cantilever, però naturalmente sviluppandolo in tutto il piano ottenete una figura del genere, no? Bene, allora qui è evidente che, insomma, ve lo immaginate, posso andare a flettere questa asta e la maggior parte dei MEMS effettivamente guadagnano la mobilità in off-plane, cioè al di fuori del piano del wafer di origine. Per esempio molti accelerometri, insomma, se, ecco, da questo meccanismo, diciamo, base, per così dire, è lecito andare ad esercitare la nostra creatività, va bene? Come? Con l'immaginazione, cioè immaginando come poter organizzare un sistema più complicato, ma che funziona con lo stesso principio della leva semplice, sfruttando la flessibilità di alcune parti del sistema. Ora, questo è un sistema molto primitivo perché è semplicemente una sbarra e può flettere una certa dimensione, però, insomma, provate adesso a pensare, facciamoci delle domande. Per esempio, se questa barretta fosse, diciamo, più sottile nel senso della profondità, no? Se io per esempio la riuscissi a fare meno spessa, no? Beh, se si flette in questo senso, in un asse ortogonale, cioè parallelo a questo spigolo, potrebbe anche flettersi in un asse ortogonale al piano, cioè potrei anche ottenere una flessione nel piano, no? Cioè, se io riesco a ottenere una barrettina molto sottile, riesco a infletterla anche nel piano stesso. Quindi, accidenti, ho guadagnato una mobilità anche all'interno del piano. Bene, quindi questo è il... E qui cominciano a nascere delle idee, dicendo, va bene, ma allora io a questo punto posso mettere delle masse, va bene? Posso mettere delle masse e costruirmi magari un intero meccanismo che si muove. Per esempio, potrei forse fare un quadrilatero articolato, lo vedremo fra poco, la risposta ovviamente sì, altrimenti non sarei qui. Comunque, ad ogni modo, la risposta è sì, perché c'è un vantaggio alla microscala e ne parleremo fra poco. La massa, cioè il peso, non si sente. Capite? Cioè, cambiano i paradigmi proprio della progettazione. Mentre il progettista macro, la prima cosa che fa è dire, oddio, quanto pesa questo grattacielo, oppure quanto pesa questa biella, oppure qual è la massa di questo stantuffo, perché per motivi dinamici, statici e così via. Beh, qui la massa gioca un ruolo molto meno importante, fra poco scopriremo perché, ve lo lascio un attimo in sospeso. Allora, con questa idea di usare la microelettronica, quindi la tecnologia microelettronica, per progettare nuovi meccanismi, ecco, quest'idea ha dato il là, ha dato inizio a una serie interminabile di tentativi, alcuni dei quali molto brillanti, che hanno in sostanza avviato l'era dei microelettromechanical system. Adesso vi faccio vedere qualche esempio, naturalmente non mi soffermo perché sono esempi che potete, ecco, questo interessa anche i miei colleghi che sono qui, questo vi ricorda qualcosa, immagino, no? Lo tentate. E sostanzialmente è solo la fantasia che ci può bloccare. Questi metodi di progettazione effettivamente sono molto vantaggiosi. Chiaramente prima non l'ho detto, ma voi in teoria potreste anche andare a togliere tutta l'ancora sotto, no? E quindi avere un sistema fluttante, ma che se per esempio è in qualche modo vincolato per esempio al centro, come in questo caso, io mi ritrovo un oggetto che teoricamente potrebbe ruotare, no? Ecco, anche qui attenzione, sempre per lo stesso motivo di come cambiano i paradigmi della progettazione,
Qui però c'è da fare veramente molta attenzione, perché quello che nel macro spesso è trascurabile, questa volta diventa fondamentale. Quindi avviene una cosa opposta a quella che avveniva per la massa, mentre nel macro la massa è importante, nel nano no. Per quanto riguarda le forze di superficie avviene esattamente l'opposto, quindi forze di adesione possono essere devastanti, nel senso che il pezzo vi aderisce e non riuscirete mai più a separarlo, oppure, che ne so, durante la fase di etching rimuovete il fluido e vi si in pratica appiccica una larga parte del dispositivo, anche lì non c'è niente da fare, si può solo buttare. Quindi ecco, queste cose sono importanti e l'invito che vi faccio è quello di prenderle veramente seriamente come meccanici, soprattutto progettisti meccanici, perché non c'è al momento attuale una competenza così generalizzata in giro, specialmente nel settore microelettronico. Ovviamente loro sanno fare molto bene un sacco di cose, ognuno con le sue competenze, i meccanici sanno fare bene altre, quindi è importante trovare anche una competenza che riesca a coprire tutte e due le fenomenologie. Qui ci sono anche altri esempi, questi li ho presi da Sandia, sono ampiamente disponibili insomma in rete. Ecco, queste strutture sono molto comuni nei MEMS, sono i cosiddetti COM drives, che abbiamo usato anche noi. Ecco, questi COM drives naturalmente hanno la possibilità di offrire una movimentazione, perché funzionano con un principio capacitivo, applicando una differenza di potenziale alle due diverse armature che portano i pettini, si ottiene un riavvicinamento per effetto capacitivo delle due ancore. Quindi se a questo punto attacco un'asta flessibile, vuol dire che poi l'avvicinamento dell'ancora mobile mi trascina l'ancora flessibile, da qui ottengo un moto. E quindi che vuol dire? Che ho creato un attuatore. Ho creato un attuatore, quindi vuol dire che non ho solo un giocattolo. Per esempio, spesso sono famose, insomma, dei disegnini tipo la Tour Eiffel, spesso viene fatta vedere, dei soprammobili miniaturizzati. Qui invece abbiamo proprio dei meccanismi, e oserei anche dire, anche se un po' presto come periodo storico, stato dell'arte, micro robot. Cioè, se comincio a metterne almeno due gradi di libertà, posso anche parlare di micro robot. Va bene, quindi per esempio, ecco, questo è un classico filmato sempre preso dalla Sandia. Vedete, diciamo, a seconda della differenza di potenziale ottengo proprio un vero e proprio movimento. Dunque, questo quest'altra slide invece mostra un procedimento che invece abbiamo usato proprio noi in collaborazione con il Dipartimento di Microelettronica alla Sapienza. E, diciamo, come vedete, il procedimento è veramente molto molto simile. Quindi viene fatto crescere per via termica l'ossido di silicio, prima parte, fotoresist, maschera, esposizione a raggi ultravioletti. A questo punto rimuovo la maschera, ho ottenuto un fotoresist resistente a un attacco acido, vado a rimuovere la parte di ossido che avevo applicato prima e ottengo questa struttura. A questo punto posso far ricrescere polisilicio, mi ritrovo in questa situazione, posso ripetere di nuovo applicazione fotoresist, maschera, esposizione, rimuovo la maschera, mangio di nuovo con un attacco, dopo aver rimosso infine il fotoresist mi ritrovo la struttura. Questo è quello che è stato tentato di fare. Adesso, diciamo, nella prossima slide c'è un salto notevole, quindi vi devo preparare, perché
Quindi guardiamo un attimo questa immagine. Quindi qui vedete sostanzialmente che c'è una zona di ancoraggio. Questa zona noi la useremo come telaio. Poi queste altre zone non sono ancorate, sono sospese, quindi io le posso flettere o in questo piano di rappresentazione o in un piano parallelo al wafer. Quindi la cosa che mi interessa è fletterle in un senso, potrebbe anche essere interessante in questo senso, ma spesso a noi ci ha attratto molto di più la possibilità di fletterle attorno a un asse ortogonale al piano del wafer, perché in questo modo potevamo dominare in pratica tutta la cinematica del sistema più complicato. Allora, qui chiaramente non ho una slide di passaggio, per cui adesso fra poco vedrete qualcosa di estremamente complicato, però è chiaro che il concetto che dovete tenere presente è che se io riesco ad ancorare per esempio due zone, no? E poi riuscissi a mettere tre aste, in realtà avrei un quadrilatero articolato, no? Perché avrei il telaio, che insomma, è costituito dal silicio più le ancore, poi asta 1, asta 2 e poi c'è la biella. Questa chiaramente è una vista ortogonale, ma se provate a immaginarla sviluppata su un piano, posso in realtà disegnare quello che voglio. Non per forza il quadrilatero articolato, posso disegnare quello che voglio. E allora l'idea è quella di costruire un meccanismo andando a prendere delle zone pseudorigide collegate da giunti flessibili, per ora chiamiamoli così, e mi ritrovo in sostanza quello che è noto come compliant mechanism. Compliant mechanism sono andati in auge con il professor Mida, Larry Howell, Sridhar Kodar, che sono tutte persone che ho avuto il piacere di incontrare un pochino di anni fa e che per primi iniziarono a parlare di MEMS in termini di compliant mechanism. In realtà la prima definizione risale a un congresso del Minnesota dove i primi 40 anni di cinematica di Ferdinand Freudenstein, dove nei proceeding veniva detto: guardate che alla fine i MEMS, perché già si cominciavano a intravedere fin da quegli anni, sto parlando del 96, 97, una cosa del genere, fin da quegli anni chiaramente già esistevano. Si cominciò a dire: guardate che i MEMS in realtà non sono altro che dei compliant mechanism. I compliant mechanism sono dei meccanismi molto simili a quelli tradizionali con i giunti, coppie rotoidali e prismatiche, solo che sono costruiti di blocco e la mobilità viene guadagnata per il fatto che io ottengo delle parti praticamente rigide, delle parti flessibili, e quindi tutto il sistema comincia a muoversi in virtù del fatto che ci sono dei giunti flessibili. Il vantaggio è che io li posso stampare in un unico blocco di materiale, proprio esattamente quello che si fa con i MEMS, esattamente la stessa cosa. Allora, quindi, se siete pronti per questo salto, ve lo ecco. Questo è un po', questo è, è stato un po' l'esperimento cruciale. Dunque, queste zone qui che vedete sono sospese, sono tutte quante sospese, le ancore non si vedono, stanno fuori. Questa è la biella e qui sono le aste di un esagono. E in particolare si vedono due zone. Questa zona che ha una certa larghezza è considerata pseudorigida, quest'altra zona pure pseudorigida, quindi il giunto sarebbe questa curva centrale d'asse rettilineo. Allora, perché è così importante questa esperienza che fu fatta? Per un motivo molto semplice. Dunque, i compliant mechanism, quelli di cui parlavano i professori, i colleghi di cui vi dicevo prima,
erano tutti materiale plastico, polimeri, insomma teflon, erano materiali flessibili. Chiaramente se io realizzo un compliant mechanism in acciaio, no? Beh, per far flettere il giunto ce ne vuole, quindi come minimo avrò una limitata mobilità, come minimo. Ecco, allora la domanda che ci si pose è: il silicio che fa? Cioè, è in grado di sopportare questa deformazione? La nostra esperienza era drammatica. Ricordo una volta, durante una lezione, un collega portò un wafer di silicio trionfalmente da far vedere agli studenti, e guardate che bello, cadde, non appena toccò terra andò in mille pezzi, ovviamente, perché il silicio è fragile, no? Quindi, oddio, è fragile, che vuol dire che alla minima deformazione si romperà. E quindi, cioè, non sapevamo neanche se, cioè, l'idea di usare i compliant mechanism nel silicio era una cosa seria, oppure era semplicemente una chimera irraggiungibile, non l'avremmo mai saputo, se non che un giorno, dopo aver costruito noi in casa una struttura di questo tipo, si andò al CNIS, il nostro laboratorio di nanotecnologia, dove abbiamo un bellissimo auriga, microscopio elettronico con micromanipolatori all'interno della camera vuota del microscopio elettronico, e abbiamo ancorato la parte fissa, e poi con la punta del nanomanipolatore siamo andati a spingere questa zona del meccanismo. Bene, quindi siamo andati a sollecitare meccanicamente questa struttura. Allora, questo ovviamente è stato possibile perché questi Kleindieck nanomanipulator erano a disposizione. Qui c'è da fare una piccola premessa, naturalmente. La Kleindieck vende questi oggetti come nanomanipolatori, no? In realtà, che significa? Guarda, quando voi li vedete sono più o meno di 15 cm. Cioè, allora, perché nano? Perché hanno il modo di muovere con l'accuratezza del nano, usando manipolatori, attuatori piezoelettrici, quindi loro riescono a controllare il nano, ma non sono nano. Va bene, questo purtroppo in robotica non c'è niente da fare. Voi spesso andate ai congressi, trovate persone, titoli altisonanti, nano manipolatori con certe caratteristiche, si va a vedere e dico, oddio, chissà che cosa bellissima troveremo, e invece si parla di manipolatori di 20 cm, di 30 cm o peggio, no? Chiaramente non voglio dire che non siano interessanti, anzi, però ci dovrebbe essere più precisa la dizione. Quindi se si parla di manipolatore, nanomanipolatore, posso anche accettare io personalmente che si usa il termine nano, perché io manipolo il nano, ma non nanorobot però. Cioè, se io dico quello è un nanorobot, allora voglio vedere l'oggettino piccolo così, no? Se no non è una, se no è un mini robot. Quindi questo, secondo la mia terminologia, dovrebbe essere un mini robot con accuratezza di nanomanipolazione. Chiaro, questo per distinguere, perché se no non si capisce come mai noi vogliamo fare dei nanorobot quando esistono già dei nanomanipolatori. Chiaramente sono due cose concettualmente diverse. C'era una gran paura, perché molti erano convinti che al primo tocco la struttura andasse a collassare, soprattutto questa parte qui molto fragile, molto flessibile. Questo è quello che abbiamo ottenuto invece. Ok? Volete rivederlo? No, vabbè, tanto lo si rivede fra poco. Cioè, vale a dire, sì, chiaramente qui ho un po' barato, nel senso che subito dopo si è rotto più o meno qui, ma perché farlo vedere, no? Non lo faccio, tanto non ci sente nessuno. Ok, quindi in realtà confesso, subito dopo si è rotto, ma prima della rottura
abbiamo misurato 20 gradi solo in una direzione, con possibilità di 20 gradi nell'altro, totale 40 gradi. In cinematica, se io uso i metodi che, di cui vi sta parlando il professor Figliolini, che riguardano la sintesi per modi infinitesimi, quanto sono 40 gradi, Giorgio? Tanti. Sono veramente tanti. E quindi entusiasmo alle stelle, fino addirittura a comparire su Rai 3. In realtà questa pure è un'altra storia molto divertente. In realtà la trasmissione non è che si occupava di me, si occupava del nuovo centro di nanotecnologie, però la cosa divertente fu che per motivi di spettacolo sostanzialmente, diciamo, ecco, queste sono tutte persone che lavorano nel laboratorio qui, forse qualcuno riconoscerà qualche collega, ecco, ecco, per motivi così spettacolari, ecco, fu trasmesso il filmato, soprattutto, diciamo, perché era un qualcosa di animato, no? Le altre immagini erano fisse, e quindi in sostanza, ecco, questa è la professoressa Sarto, che allora era, dirigeva il CRIS, ancora oggi è, cioè, il prorettore della Sapienza. Quindi sostanzialmente, cioè, fu trovata, cioè, una cosa molto spettacolare da far vedere, c'erano tantissime altre cose a disposizione, fu scelto il mio, ovviamente io fui molto contento di questo, e insomma abbiamo avuto anche questo piacere di essere, diciamo, trasmessi su Rai. Ecco, adesso facciamo un altro salto e vi anticipo qualcosa dell'ultimo, uno degli ultimi nati che abbiamo progettato, costruito, realizzato e anche analizzato. Questa è un'immagine sempre al microscopio elettronico, e questo è, diciamo, un gripper estremamente semplice. Sostanzialmente si vede che, vedete, qui ci sono delle parti flessibili che sono le curved beam, poi queste zone sono i fingers, i denti dei comb drive. Quindi sostanzialmente l'idea è quella di applicare una differenza di potenziale tra queste due ancore, per esempio questa, tenerla a terra e dare una carica a queste due, in maniera tale da ottenere un movimento di questa ala, che poi chiaramente provoca una rotazione di tutta la pinza attorno, ecco, al centro di, della rotazione finita tra i due estremi della trave curva. Ecco, qui diciamo che sto anticipando qualcosa che potremo vedere fra poco, chiaramente poi bisognerebbe vedere anche il tempo che ho, ma sì, insomma, possiamo andare ancora un po' avanti. Dunque, e quindi sostanzialmente, ecco, le cose da, questa era più una scusa per, diciamo, suggerirvi quali sono le novità per il progettista meccanico che volesse entrare in questo settore. Chiaramente abbiamo nuovi materiali, acciaio qui è off limits almeno per il momento, si parla per ora di silicio, forse germanio, carbonio, ma cioè, per ora il silicio lo fa da padrone. Le nuove tecnologie di costruzione, come avete visto, sono completamente diverse da quelle che si usano nel macro, dove prevale sostanzialmente asportazione di truciolo. Adesso vanno più di moda le modalità additive, però l'asportazione di truciolo ancora viene usata, qui è impossibile, almeno per il momento non se ne sta parlando, no, non è proprio molto difficile. Ecco, il problema però è che queste tecnologie di costruzione vanno a influenzare pesantemente anche il design, va bene? Quindi, diciamo, mentre nel macro io posso parlare della teoria di Burmester, per esempio, ma non mi devo preoccupare di come costruire le cerniere, ecco, qui invece no. Burmester lo possiamo usare, ma dopo aver
ha messo a posto alcune cose che riguardano il processo tecnologico. In ogni caso ci sono delle pesantissime restrizioni che vengono date al progettista, cioè se progettate un MEMS dovete tener conto di una serie di cose fondamentali che limitano in qualche modo, delimitano il vostro campo di creatività. Ci sono chiaramente da usare nuove facilities, per esempio è fondamentale avere un microscopio elettronico, se no non si riesce a studiare bene l'effetto, non è come diciamo, avere un prototipo normalmente in scala, si mette sul tavolo, sul banco prova e si fa funzionare. Qui i prototipi sono, cioè entrano in una tasca praticamente, sono, il nostro era 2 mm per 2 mm, tutto quanto, 2 mm per 2 mm. Esatto, quindi qui ho ribadito un po', ci sono questi vincoli di progetto, più ecco delle pesanti interazioni, per esempio con la chimica, l'elettronica, la biologia, anche la medicina talvolta, dipende dall'applicazione. E qui per esempio ho trovato una certa analogia anche con la tribologia, poiché anche in quel settore c'è bisogno di avere competenze abbastanza trasversali, insomma sapete che metto a contatto corpo A e corpo B e poi che cosa succede? C'è scambio chimico, termico, fisico e quant'altro, quindi bisogna tenere conto di tutte queste possibilità. Adesso andiamo veramente molto avanti, questi sono gli ultimi nati, sono delle immagini di microgripper che sono stati sovrapposti ovviamente sul vetrino, non con Photoshop come si potrebbe insinuare. È stata fatta un'analisi prendendo dei tessuti, disponendoli su vetrino, infatti i piani di fuoco sono differenti, come vedete se è a fuoco l'uno il tessuto non è a fuoco, quindi sostanzialmente è un confronto di tipo morfologico. Il problema è che quando chiaramente volete ottenere un'immagine dove abbiamo un dispositivo meccanico e le cellule, chiaramente voi la cellula dovete prima trattare, perché colorare, ci sono dei trattamenti molto lunghi, quindi la prima cosa che è venuta in mente era vabbè pazienza, saranno su due piani sovrapposti, abbiamo messo il vetrino sotto un microscopio ottico, abbiamo appoggiato sopra la parte di wafer contenente il meccanismo e sono state prese delle immagini, queste sono al microscopio ottico, va bene, non al senno. Questo è un vaso in un polmone, questo è un tessuto cardiaco. Ecco, per esempio, vedete che siamo veramente molto vicini alle dimensioni di una cellula. Chiaramente poi è possibile scalare ancora di più questi dispositivi e quindi l'idea è quella di usare questi dispositivi per manipolazione cellulare. Bene, allora adesso entriamo nel vivo proprio di questo seminario. Questo simpaticissimo personaggio, credo che sia famoso, insomma lo conoscete, Richard Feynman, premio Nobel, nel 59 tenne questo mitico discorso, mi pare sia a Caltech, e durante questo discorso in pratica tirò fuori dal cappello delle idee pazzesche. Il titolo si chiamava There's Plenty of Room at the Bottom, che per cui io con un po' di insana immodestia l'ho voluto mettere anche nel titolo del mio seminario, chiaramente premettendo Kinematic Synthesis, nel senso che non oso avvicinarmi, quello che oso invece è sperare di suscitare il vostro interesse, quindi questa è la mia soddisfazione attuale. Durante questo discorso vennero raccontate diverse cose molto molto simpatiche, per esempio lui iniziò a parlare di come era possibile scalare le pagine dell'enciclopedia britannica, no? Che sono 20 volumi, migliaia e migliaia di pagine,
e cominciò a fare proprio dei veri calcoli. Alla fine, premio Nobel per la fisica, uscì fuori che non c'erano grossi motivi per cui non si poteva fare. Per esempio, se io riuscissi a riprodurre, che ne so, la lettera A di una pagina dell'Enciclopedia Britannica usando come penna, diciamo, un oggetto dello spessore di, che ne so, 10 atomi, bene? E potrei scalare, mi pare lui arrivò a 25.000, un rapporto di 1 a 25.000, per cui fece un paio di calcoli con i libri che esistevano a quel tempo, quindi del 59, usando questa scalatura che aveva immaginato, praticamente tutta la conoscenza umana era racchiusa in 35 pagine. Bene, 35 pagine, non si porta preso tutti i libri mai scritti della conoscenza umana. Chiaramente il problema era andarli a leggere, guardate bene, non con punti e linee, non 0 e 1, proprio andando a riprodurre anche le figure, le immagini, quindi semplicemente una scalatura. Immaginò la miniaturizzazione dei computer, che allora erano molto più voluminosi, c'erano queste valvole, transistor e quant'altro, e, diciamo, immaginò il chirurgo da inghiottire, cioè in epoca un po' immagini raccapriccianti, comunque sì, immaginò di inghiottire un intero chirurgo, no, che in grado poi di operare delle piccole operazioni all'interno del corpo. Chirurgia oggi è più nota come chirurgia mini-invasiva. E un'altra cosa veramente molto interessante, la miniaturizzazione progressiva, cioè vale a dire, lui immagina, cioè se io riesco a costruire una macchina scalandola di un quarto, no? Però questa macchina è in grado di costruire se stessa a una scala di un quarto. Allora cosa faccio? Dopo che ho ottenuto la prima macchina e ne posso ottenere diverse, perché chiaramente con lo stesso spazio, se è un quarto più piccola, ne entrano molto di più. Quante ne entrano? Lo vedremo tra poco. La macchina miniaturizzata può a sua volta costruirne altre quattro, cioè, oppure altre di un certo numero, scalate di un quarto. E posso andare avanti, è chiaro che, cioè, ci sono molti limiti, per esempio i problemi di accuratezza, però insomma sostanzialmente la cosa interessante che Feynman diceva, guardate che dalle mie conoscenze si sta parlando del premio Nobel, non ci sono motivi fisici per cui questo non si possa fare, capite? Non ci sono. Fino ad arrivare all'attuazione, addirittura lui ipotizzava persino la costruzione di una molecola atomo per atomo, che ne so, voglio metano, allora prendo il C, prendo l'H, lo vado a mettere lì, chiaramente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, però ecco, c'ha la visione che ebbe in quel periodo, cioè fu molto stimolante, cioè, per tutti quanti. Adesso insomma, arriviamo un po' al punto importante, insomma, della, normalmente si parla di Lilliput quando si va verso la miniaturizzazione, poi c'è un nome impronunciabile per il viaggio verso le quantità macroscopiche, però Dibnag, preso dai viaggi di Gulliver, come forse avrete capito, insomma. Ci sono dei capisaldi, per esempio il diametro del protone, vedete quanto l'uomo, insomma, riesce a spaziare nel campo dimensionale, si va dal 10 al meno 16 il diametro del protone fino all'anno luce, per esempio, e a seguire. E qui anche si sono scatenati i teorici che hanno pronosticato, insomma, già parecchio tempo fa la cosiddetta lunghezza di Planck, cioè in sostanza io posso scendere giù quanto voglio, ecco, fino a un certo punto. Cioè non è vero sostanzialmente che viviamo in un continuo, esiste
un grano di spazio al di sotto del quale non, come insomma, dicono le formule, non ha senso la fisica. Sostanzialmente questo viene fuori dalla costante di Planck, costante gravitazionale, velocità della luce, con considerazioni che adesso non vi sto qui a ripetere, ma consistono, mi pare, nella via di fuga di un fotone da un buco nero, insomma ve lo leggete con calma dai testi, però ecco, in generale diciamo non c'è possibilità di andare al di sotto, quindi questo sembrerebbe, ma non perché non ci riusciamo, perché la tecnologia non ce lo consente, no, perché proprio non ha senso, non si va. Va bene, questo pure era una cosa molto interessante. Adesso veniamo al discorso della scalatura, no? Qui c'è un brano dei viaggi di Gulliver. Allora, come ricorderete, Gulliver viene catturato dai lillipuziani, no? Quindi viene legato e vogliono dargli da mangiare. Se non che i lillipuziani, se avete letto il libro, sono molto svegli, molto intelligenti, sono dei veri e propri ingegneri, molto abili in queste cose. Dicono, beh, quanto dobbiamo dargli da mangiare? Allora loro che fanno? Lo misurano e risulta che era 12 volte più grande mediamente di ciascuno di loro. E quindi quanto da mangiare gli dobbiamo portare? Per esempio, quanto vino gli dobbiamo offrire? Quanto cibo gli dobbiamo offrire? No? E viene fuori nel libro 1724. Secondo voi come viene fuori questo numero? Vabbè, credo che non otterrò una risposta per il timore della camera. Dunque, allora, qui arriviamo al punto degli effetti di scala, no? Allora, se io ho un cubo di un metro e lo scalo, quanto scala il volume? Scala al cubo, no? Il volume sarà il fattore scalato al cubo, perché devo considerare tutto il volume che sono andato a perdere. Quindi 12 al cubo quanto fa? Ecco, qui c'è una cosa che sinceramente farebbe 1728, nel libro compare 1724, non andiamo a indagare. Anche Galileo Galilei, molti anni prima di Jonathan Swift, aveva parlato della forma che potesse avere un gigante, no? Diciamo, ma il gigante come potrebbe mai essere fatto? Avrebbe la nostra sembianza oppure sarebbe diverso? Allora venne fuori che un gigante doveva avere l'aspetto di una persona estremamente robusta, molto più tozza. Per quale motivo? Sempre perché il peso scala al cubo e quindi i carichi aumentavano con il cubo della dimensione, mentre la sezione resistente, che è un'area, scala al quadrato. Quindi questo viene detto molto chiaramente da Galilei, è detto molto chiaramente, quindi l'osso umano per esempio ha questa forma, l'osso del gigante ha quest'altra forma, cioè deve essere molto più robusto perché deve sostenere più peso a parità di scala, e quindi da qui diciamo, immaginava che la possibile forma del gigante appunto fosse quella di una persona estremamente tozza, cioè non un figurino. Ci sono dei prefissi, vabbè, questo è diciamo più che altro per la cronaca, ci sono dei vari prefissi che vengono utilizzati, ma questi voi li conoscete. C'è la prima slide che vorrei concludere con un piccolo indovinello. Quando scatterà il tempo avrete solo 30 secondi, per cui intanto vi parlo, ve ne parlo, però qui partecipate per favore, cioè provate. Ecco, allora, quindi dovete immaginare un cubo che ha un lato da un centimetro, cubo di un centimetro. Allora, io questo cubo lo divido in tanti cubettini il cui lato invece è un nanocubo. Bene? Ok. Allora la domanda è, vabbè, quanto è la superficie del cubo prima del taglio? Credo che sarebbe offensivo, ma la domanda vera è quant'è la superficie di tutti i cubi di un nanocubo?
Faccio partire il tempo? Siete pronti? Vai. Provate a pensarci, cioè prendo questo cubo, vedo che nessuno fa i conti. Bene. Chi è in rete può stoppare il pulsantino con stop, pausa. Chi ha più tempo è avvantaggiato rispetto. Ecco. C'è un conto al rovescio, 5, 4, 3, 2, 1. Eccolo qua. Allora, sostanzialmente, adesso i calcoli non vi annoio, viene fuori praticamente un campo di calcio. Ok? Da un dado, praticamente da un dado di un centimetro, la superficie, la somma delle superfici di tutti i nanocubettini che ottengono complessivamente hanno la superficie di un campo di calcio. Allora, naturalmente, diciamo, la generica meraviglia che si può avere di fronte a una cosa del genere è divertente, però non basta. Però ci fa riflettere, perché naturalmente qui si sta parlando di qualcosa che potrebbe avere delle implicazioni straordinarie. Cioè, pensate ad esempio a un sistema che scambia materiale, oppure dei reattori chimici che funzionano con la superficie. Chiaramente, avendo dei cubettini di questo tipo, avremo una superficie di scambio di questa dimensione in un dado di queste dimensioni qui. Capite qual è il punto? Cioè, si sta parlando di cose veramente futuristiche. Adesso, diciamo, questa prima parte finirà con una serie di indovinelli. Quanto è lunga una formica? Vediamo, stimoliamo un po'. Allora, scrivete qualcosa, fatemi vedere che reagite. Allora, chiaramente dipende dalla formica, ci stanno quelle rosse che si vedono nei vari film di Indiana Jones. Vabbè, insomma, a seconda della formica, insomma, addirittura anche 25, 2, insomma. Allora, ecco qui qualcosa di più serio, quanto, diciamo, il diametro di una cellula, di un globulo rosso? No, allora, lo scopo chiaramente non è vincere un premio, perché non ho un premio. Lo scopo è quello di farvi voi la domanda, cioè seguite, diciamo, avete questa sensibilità dimensionale di queste cose, quindi è questo lo scopo del seminario. Vedete, si parla di micron. Chi lo sapeva? Beh, non indaghiamo. Oh, gli atomi hanno anche loro una certa, un certo diametro. Più o meno, quant'è la dimensione di un atomo? Lo indaghiamo. Allora, si parla normalmente di decine di nano, quindi è da qui che nasce proprio l'unità di misura, no? Famosa nella fisica. Poi chiaramente si va ancora sotto, se si prende il nucleo dell'atomo, no? Si va ancora più sotto, quindi si arriva a 1, diciamo, dipende ovviamente dall'atomo, se è un pesante può arrivare a 18 fermi. Ecco, qui paradossalmente la sensibilità dell'ingegnere, ecco, questa però pretende una risposta. Autobetoniera pieno carico, quanto pesa? Quanto è il scelgo io? Quanto può pesare? Sì, più o meno, bravi. Sì, diciamo che il massimo di 33, sì, un po' di più. Cioè, però capite bene di che si sta parlando, cioè quello di riuscire ad avere, cominciare ad avere sensibilità anche a scale che non sono familiari. Chiaramente, se dico quanto pesa il professor Figliolino, il professor Belfiore, è facile, nel caso mio aumentate, nel caso suo è un po' meno, ma ve lo immaginate, no? Ma quando si parla di cose che sono al di là della vostra familiarità quotidiana, si prendono degli sfondoni notevoli, no?
Vabbè, cioè, qui si potrebbe andare avanti, la massa del Sole e così via, il raggio del Sole. Ecco, questo è un classico, però questo mi aspetto, la distanza Terra-Luna, più o meno, questo lo dovreste sapere. Quanto ci mette la luce a un segnale radio dalla Terra? Ruggero Clando, cioè, quanto ci metteva? Un secondo, no? È un classico, no? Un po' di più. Ecco, un capello, avete un'idea di quanto è spesso? 0,5 mica. Quanto? 0,5 mica. 0,5. È un po' di più, 80 micron. Va bene? Grosso modo. E va bene, l'elettrone a riposo, la massa dell'elettrone a riposo, beh, questa è veramente difficile, insomma, pretendere, però ecco, questa è la... Allora, io direi di la prima parte la chiuderei proprio qui, se ci sono delle domande è il momento buono per farle. Quindi, va bene, allora, per concludere la prima parte del seminario volevo introdurre i compliant mechanism che sono anche emersi nel corso della discussione qui in aula, o come preferisco io, selective compliance mechanism, cioè meccanismi a cedevolezza selettiva, cioè voglio dire che hanno delle parti che sono selettivamente molto più flessibili di altre che lo sono molto di meno. Per cui esiste la possibilità di selezionare laddove andare a inflettere più o meno le aste. Le parti che rimangono, per così dire, quasi indeformate vengono chiamate pseudo-rigide. E i vantaggi dei compliant mechanism sono noti, possono essere costruiti da un unico blocco di materiale, formalmente non c'è attrito, anche se c'è attrito interno nel materiale, esiste una configurazione neutra che si regge quando non ci sono carichi, e dopodiché il blocco viene diviso in parti pseudorigide e in parti flessibili. Ci sono degli esempi classici, per esempio l'arco, la fionda, le sospensioni. Ecco, la cosa interessante quando si studia il materiale adatto per realizzare un sistema a cedevolezza selettiva, bisogna non tanto guardare al modulo di Young, ovvero sì, si può guardare al modulo di Young, in particolare sperando che non sia così grande da irrigidire la struttura, ma bisogna vedere in che rapporto sta con la sigma, ovvero la resistenza del materiale. Per quale motivo? Perché ci sono alcuni materiali, e il principe di questo seminario è il silicio, che pur essendo fragili hanno una resistenza abbastanza elevata, per cui prima di collassare, questo lo faranno ovviamente in modalità fragile, ecco, riescono a inflettersi in maniera notevole se possono farlo, e quindi soprattutto il rapporto che c'è tra la sigma massima e il modulo di Young, che qui viene ad avere un parametro, come vedete, molto vantaggioso anche rispetto per esempio agli acciai laminati al caldo, addirittura qui abbiamo 0,8, e chiaramente ci sono dei materiali molto più performanti, fibra di vetro, Kevlar, nylon, però il problema è che si rompono molto prima ed è più difficile, sono più difficili da in qualche modo lavorare, quindi diciamo che sostanzialmente il silicio ci va bene come materiale, siamo fortunati, e questo spiega anche il motivo per cui ebbe successo quell'esperimento che abbiamo fatto. Al momento attuale non ci sono grossi studi per quanto riguarda la fatica, perché chiaramente il silicio, il buffer di silicio è molto puro, voi non trovate le cricche, per capirci, come si trovano negli acciai, quindi diciamo è tutto ancora da studiare. La concentrazione di materiali, degli sforzi invece si applica un po' meglio, ma anche qui non è che ci sono grandi studi.
Quindi concluderò questa prima parte del seminario con due considerazioni, cioè come costruire un modello di compliant mechanism, quindi per esempio come introdurre un giunto rotoidale virtuale e come introdurre il cosiddetto pseudo rigid body equivalent mechanism, che è quello che in pratica si è discusso solo un attimo fa alla lavagna. Cominciamo dal primo pezzo. Chiaramente voi sapete che ci sono le principali modalità di rapporto tensione compressione con deformazione, quindi viene fuori la legge di Hooke che conoscete bene, il taglio, anche tau uguale a g gamma, è un classico, il modello di Bernoulli, che è quello che ha scritto alla lavagna il vostro professore un attimo fa. E quindi quello che si può fare è, se intendiamo studiare quello che accade in una curva con curvatura iniziale, quindi non nel caso di trave rettilinea ma curva ad asse, cioè trave ad asse curvo, si possono fare delle ipotesi semplificative. I contributi che devono essere considerati sono prima di tutto il momento, il taglio e l'allungamento a sforzo normale, prendendo in considerazione tutti questi fattori per ognuno dei conci di trave. Qui quella che vi riporto è la trattazione classica di Belluzzi, che è un testo noto in Italia, diciamo molto famoso. Prima di tutto la rotazione complessiva, devo semplicemente sommare le rotazioni dovute ai singoli conci, quindi li vado semplicemente a rotare, quindi a sommare la rotazione è facile. Invece lo spostamento dell'estremo dalla posizione deformata alla posizione deformata è più difficile, questo perché, diciamo, vedete che cosa succede se io prendo un concio di materiale, per esempio nella zona intermedia ho diversi contributi, per esempio il contributo del momento, vedete, se applico un momento mi fa ruotare solo la parte che è a valle e mi crea uno spostamento del centro della sezione. Questo spostamento chiaramente si può calcolare con un po' di matematica sopra. Dopo li devo andare a sommare da zero fino alla lunghezza della trave e quindi c'è un integrale. Il taglio invece vedete che cosa fa? Ha l'effetto di spostarmi in basso il punto che si trova alla fine della trave, però insomma, lo fa senza complicazioni, è semplicemente una traslazione. Lo stesso vale anche per l'allungamento, quindi se ho un allungamento di questo elementino, questo oggetto trasla in questa direzione. Quindi questi termini li vado a sommare e ottengo appunto il delta x e delta y. Ecco, e qui una volta noti gli spostamenti x e y del punto centro della sezione più la rotazione delta theta, come li uso? Li uso usando le matrici di spostamento per trovare, determinare il centro della rotazione istantanea, cioè vale a dire, arriviamo a questo esempio, applico una certa coppia, questa sezione mi si sposta da questa posizione a questa, la domanda è attorno a quale punto ha ruotato la sezione? Vede? Cioè io vado a cercare non tanto la nuova posizione della sezione, ma attorno a quale punto ha ruotato. Voi sapete che qualsiasi spostamento nel piano può essere visto come una rotazione, al limite anche la traslazione è una rotazione attorno a un punto all'infinito. Allora viene fuori dalle ricerche che nel caso in cui abbiamo solo una coppia, bene, al diminuire dell'intensità della coppia, questo centro si avvicina sempre di più al baricentro dei pesi elastici della trave. Questo è il risultato che fu trovato da noi un po' di tempo fa. Il baricentro dei pesi elastici della trave tende proprio al diminuire di m al baricentro dei pesi elastici della trave. Quindi a questo punto, se voi pensate, ma se io dovessi sostituire questo giunto con una cerniera, la cerniera dove la potremmo mettere? Esattamente nel baricentro dei pesi elastici.
cioè esattamente nel baricentro dei pesi elastici, in maniera tale che una rotazione mi provoca esattamente lo stesso spostamento che si ha della sezione, perché voi dovete immaginare che all'inizio e alla fine ci siano due corpi, quindi nel moto relativo c'è una rotazione quando metto una cerniera, quindi io voglio sapere attorno a quale punto c'è la rotazione relativa. Chiaro, quindi diciamo, l'idea di mettere la cerniera nel baricentro dei pesi elastici è quella che poi ha portato al brevetto, insomma, che poi vi farò vedere nella seconda parte. Oh, l'altra questione è come trovare un sistema articolato equivalente, è presto detto. Allora, io supponiamo di avere un sistema complesso a cedevolezza selettiva, no? Allora, vedete che se diciamo volete una soluzione in prima approssimazione, io posso andare a piazzare queste cerniere più o meno così, insomma, non mi devo andare a preoccupare esattamente dove, però volendo uno potrebbe anche andarle a mettere esattamente nel baricentro dei pesi elastici di questi giunti, va bene? Questo chiaramente non era stato ancora detto, più che altro venivano usati dei criteri che vedremo fra poco. Quindi per esempio questo è un classico disegno del quadrilatero articolato versione compliant mechanisms, metto delle cerniere in corrispondenza dei baricentri dei pesi elastici delle parti flessibili e ottengo il quadrilatero articolato. Allora chiaramente, e qui arriviamo veramente al punto, una volta che voi avete questo quadrilatero articolato, passiamo la parola al vostro professore e potete fare tutto, Burmester, Fromm, Einstein e quant'altro. Naturalmente c'è il problema di dire vabbè, ma quanto è approssimato? Ecco, e per questo c'è il brevetto, insomma, che è stato fatto, vi farò vedere fra poco. Allora, l'idea di costruire il sistema pseudo rigid body equivalent mechanism ha avuto le idee più disparate, quelle di più famose sostanzialmente dovute a Mida e Howell e Cota sono queste. Sostanzialmente, cioè, se io ho un pezzettino flessibile, chiaramente la cerniera la vado a mettere lì, poi a seconda di come è vincolato il sistema mi posso organizzare e mettere delle cerniere intermedie. Bene. Ecco, l'altro punto importante è questo, quello che diceva un attimo fa il vostro professore. Questa, quindi ripeto, insomma, non ci eravamo messi d'accordo, questa è la relazione modello Bernoulli. Ecco, vi faccio notare una cosa, che se ho a che fare con una sezione circolare, più delle volte è rettangolare, per cui vale al cubo, non alla quarta, ma se fosse circolare, qui è D alla quarta. D alla quarta vuol dire che se voi dimezzate lo spessore di quanto vi aumenta la rigidezza o diminuisce la rigidezza flessionale, potenza quarta. Allora, che significa? Vuol dire che veramente funziona. Vuol dire che veramente funziona, perché basta, senza esagerare, avere degli spessori anche di un quarto, di un terzo, ma quelle parti lì sono molto molto più flessibili delle parti che si possono a questo punto definire pseudo rigide. Quindi a questo punto è finito veramente la prima parte, e anche qui se ci sono domande sono a disposizione. Basta, ok. Allora, mi incuriosiva quel risultato che riguardava il centro di rotazione, ma questa è un'attività che avete fatto voi, sì, in particolare. Allora, questa... Quindi avete considerato la sezione estrema come se fosse un link, certo, se ho ben capito. Certo, no? In pratica la ricerca in questo settore è la seguente: noi abbiamo un corpo posizionato attaccato a questa sezione e un corpo attaccato qui. Quindi se io mi metto in questo sistema di riferimento, il moto di questo corpo relativo all'altro è un moto rigido. È un moto rigido, esatto. E la parte elastica è intermedia. E la parte elastica è intermedia, quindi io posso andare a studiare attorno a quale punto ruota. Chiaramente non è esatto
purtroppo questo ragionamento. Per quale motivo? Perché il centro della rotazione istantanea si sposta, non è detto che sia sempre fermo. Cioè il centro della rotazione relativa dipende dal carico. Dipende dal carico, e questo è un problema, perché chiaramente se io voglio sintetizzare un quadrilatero articolato, poi ho certe caratteristiche che cambiano al variare del carico, capito? Quindi oddio, il fatto che si muova anche a parità di carico è giustificato dal fatto che è un cilindro monopiano, quindi ho le polari in sostanza, giusto? Possiamo vederlo un po' come una sorta di polare. Sì, queste nello spostamento a parità di carico. Sì, effettivamente è vero, non l'avevo mai visto così. Varia la rigidezza. Sì, è vero, queste sono le polari, sì. Questo è un tratto di polari fissa, vero. Bravo. Chiedo scusa, ma il vantaggio di questo discorso sarebbe quello di guadagnare un numero? No, allora in questo momento l'interesse nostro è quello di avere un modello affidabile che sia in grado di rappresentare degnamente e con buona approssimazione il compliant mechanism. Dal compliant mechanism ottengo un sistema articolato tradizionale, ma che ovviamente avrà un modo diverso da quello originario. Se io riesco a minimizzare questo errore è un vantaggio. E la minimizzazione si può fare per esempio mettendo la cerniera in corrispondenza del baricentro dei pesi elastici della trave flessibile. Perché? Perché so che per carichi molto bassi, coppie molto bassi, effettivamente va a coincidere il centro della rotazione relativa. E quindi effettivamente funziona abbastanza bene, però purtroppo ci saranno sempre dei piccoli errori, cioè se io voglio effettuare una sintesi cinematica devo in qualche modo stabilizzare questo centro, cosa che però con il brevetto siamo riusciti a fare, quindi questo sarà argomento della prossima parte.